Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Buon Santo Stefano, oggi è 26 dicembre 2023, Gianluca Gifuni al microfono in vostra compagnia, c'è Alfredo Maiorano in regia. Qualche giorno dopo la sconfitta del Napoli, brutta, con la Roma all'Olimpico del 23 di dicembre, tre giorni dopo ci si interroga ancora sulle questioni legate a quella partita. Osimhen e Politano squalificati per un turno, non ci saranno venerdì nel match del Maradona contro il Monza, ultimo dell'anno 2023. È un anno 2023, cominciamo anche a definire insieme a voi quali sono stati i momenti più belli e forse quelli meno belli di quest'anno solare. Certamente insomma, i mesi di maggio e di giugno, la vittoria del terzo scudetto in casa Napoli, in casa azzurra, è stato il momento più esaltante di quest'anno solare, ma forse ce ne sono stati degli altri, delle belle vittorie da parte del Napoli, soprattutto quello di Spalletti, e poi il periodo buio che arriva in questo periodo dopo l'avvento di Garcia e poi quello di Mazzarri, con il Napoli che ha trascorso il Natale in Conference League da settimo in classifica. Dobbiamo capire anche, oltre alle assenze di Osimhen e Politano, come sta Nathan. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-633 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento. I momenti più belli o il momento più bello di quest'anno 2023, cominciamo da oggi, finiremo il 31 nel chiedervelo e nel cercare di capire qual è stato, secondo gli appassionati e i tifosi, il momento davvero più esaltante. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è già con noi. Buon pomeriggio, Pasquale. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Momento più bello, più esaltante di quest'anno solare 2023, qual è stato? Ma Gianluca, secondo me la vittoria matematica dello scudetto, 4 maggio 2023, ore 22:37, il Napoli pareggia Udine e diventa per la terza volta campione d'Italia. Secondo me. Eh sì, diciamo, ci siamo, credo che sia stato quello. C'è una partita che ti è rimasta nel cuore? Per esempio il 5-1 alla Juventus. Sì, ma io ti stavo per rispondere, Juventus-Napoli 0-1 col di Raspadori. Eh sì, quella fu una bella siringa, proprio nel finale. Un'iniezione. La partita, insomma, che di fatto ti ha consegnato lo scudetto, poi dopo Napoli pareggiò il 29 aprile 1-1 con la Salernitana, però poi dopo qualche giorno conquistò lo scudetto a Udine. Io ricordo, insomma, che in quella circostanza per lavoro ero allo stadio Maradona e fu una grandissima, davvero una grandissima emozione. Pasquale, Osimhen e Politano squalificati per un turno, non ci saranno contro il Monza venerdì sera alle 18:30 no. Allo stadio Maradona. No. Tra poco andremo anche sulla probabile formazione, perché oggi è martedì. Siamo l'allenamento, il Napoli di fatto non si è allenato solo ieri, ha lavorato alla vigilia, lavora oggi, fuori anche Nathan col Monza, perché problema alla spalla, sì. Credo che resterà fuori un po', bisogna capire se da questa infrazione costale riesca a recuperare Lobotka oppure no, e se non recupera Lobotka sai anche lui come assente, quindi affronti il Monza in emergenza, perché devi inventare il tridente, devi inventare il centrocampo e in difesa hai un elemento in meno. Questo ti fa capire come sia poi fondamentale accelerare sul mercato, perché Elmas è già andato via e hai perso un giocatore che era importante, perché Elmas giocava in più ruoli, poteva fare l'esterno, poteva fare la mezzala, quindi vediamo se quantomeno Lindstrom riesca a recuperare dalla lombalgia, insomma, che potrebbe essere un'arma in più quantomeno in panchina. Al momento, se non recupera Lobotka, Okayust e Demme fanno i centrali con Bissà e Zielinski, e in difesa gioca la coppia Rachmani e Juan Jesus, e davanti io presumo Simeone centravanti, Raspadori a destra e Quaraschelli a sinistra. Eh beh sì, non ci sono molte alternative. Se non c'è neanche Lindstrom. E non c'è neanche Elmas che è andato all'Ipsia, quindi insomma. Sì, no, Lindstrom vediamo se quantomeno recupera per la panchina, perché comunque è un cambio offensivo in più, però ci arrivi veramente nelle peggiori condizioni, anche dal punto di vista del morale, perché ascoltavo prima la sconfitta con la Roma, è stata brutta. Al di là, al netto dell'arbitraggio, perché onestamente dare solo la colpa all'arbitraggio mi sembra voler nascondere un po' i problemi. Io a distanza di giorni continuo a pensare che l'espulsione di Politano sia stata un po' eccessiva,
Politano probabilmente un po' ingenuo a reagire in quella maniera. Da regolamento c'è. Quando si reagisce così, anche sì, se sì. Il calcio non sì, c'è, sì. Anche soltanto l'intenzionalità viene stato, punita. È stato diciamo ingenuo Politano a reagire in quel modo. Così come secondo me è stato ingenuo Osimhen col secondo intervento, perché lì sotto l'arbitro si è già ammonito, quegli interventi 9 su 10 prende il giallo e quindi viene espulso. Ti fa capire insomma anche come ci sia nervosismo all'interno del gruppo, perché i risultati non arrivano. Non so, vediamo insomma, è una situazione molto complicata, vediamo se si riesce ad avere una reazione contro il Monza. Il Monza è una buona squadra, gioca a calcio, cioè, qualche difficoltà offensiva, segna pochino il Monza, vediamo insomma se il Napoli riesce quantomeno nell'ultimo del 2023 a rimettersi un po' in carreggiata in vista poi degli acquisti, perché un po' il Napoli cambierà, ci arrivano due centrocampisti, un difensore centrale, un terzino, anche perché Zanoli insomma sembra vicinissimo al Genoa, magari il Napoli con aria nuova, linfa nuova riesce un po' a riprendersi. Al momento la situazione è abbastanza preoccupante, diciamo. Fino all'espulsione di Politano a Roma il risultato più giusto sarebbe stato lo 0-0, poi quel tipo di partita la Roma la fa vincere, il Napoli no. È vero, l'ha vinta con la grinta, con la determinazione, con il fisico la Roma, certo. Di fronte alla tecnica che il Napoli ha, ma che non ha tirato fuori a dovere contro Gianluca, io non ricordo onestamente una partita del Napoli senza un tiro in porta, sì. Faccio fatica, onestamente faccio fatica, e l'abbiamo vista contro il 23 contro la Roma, quindi venerdì, cioè poi tra l'altro tra tre giorni. C'è bisogno insomma di un Napoli diverso, anche un pochino più concreto, perché questa squadra con i giocatori che ha fa fatica a segnare. Un altro paradosso diciamo di questi mesi che stiamo vivendo paradossi in serie con sì, questa sì. Squadra. Tra panchina e campo non è mancato sì. Nulla al Napoli quest'anno, davvero. Esatto. Egizio scrive: mi pronuncio per l'ultima volta sul nostro Napoli. La realtà è che siamo una ex squadra finita e defunta definitivamente, scrive Egizio. Nemmeno nostro signore in panchina riuscirebbe a risorgerla. Pertanto mettiamoci l'anima in pace, evitiamo di intossicarci e lasciamo che quel megalomane di De Laurentiis si cuocia nel suo brodo, nella sua illusione di poter combattere contro i mulini a vento, e cioè i poteri forti. Forse c'è anche qualcosa del genere da questo stato del Napoli, perché devo dire che le ultime direzioni di gara, le ultime quattro partite non sono state irreprensibili, ci sono stati mancati interventi del VAR più volte, ci sono state partite fallose degli avversari non sanzionate a dovere, insomma c'è stato qualcosina che non è quadrato. Pasquale, ti chiedo il mercato, perché sì. Insomma qualcosa potrebbe salvare il Napoli, forse il mercato di gennaio, perché qualche giocatore vuole andare via, è già andato via Elmas, Zielinski sarà libero dal primo di gennaio di firmare sì. Con chi vorrà, e l'Inter è in pole position come abbiamo già detto, Osimhen ha rinnovato, poi ci sono Gaetano, Zerbin, Zanoli che sono sul piede di partenza evidentemente. Sì, Gianluca, Zerbin come ti ho detto che sarà il primo ad andare via, perché andrà al Genoa, che lo voleva già quest'estate, quindi andrà al Genoa. Per quanto riguarda Zerbin so che lo vuole Frosinone. Gaetano non penso. Zanoli al Genoa, viene... quindi Zanoli al Genoa, Zerbin al Frosinone. Zerbin so che piace al Frosinone. Per quanto riguarda Gaetano piace all'Empoli, piace al Parma, però io penso che prima di dare anche Gaetano devi prima diciamo prendere un paio di centrocampisti, altrimenti poi ti gioca nel frattempo che li prendi, perché teoricamente a te servirebbe il mediano fisico, considerando insomma che anche sa parte per la Coppa d'Africa. Ma Gianluca, io mi auguro anche un profilo di livello che possa andare in concorrenza con questo Anguissà, perché questo Anguissà non è il giocatore che sta facendo la differenza, cioè parliamoci chiaramente, quindi magari avere un competitor con il ruolo di alto livello insomma può scaturire quella concorrenza interna che poi è alla base insomma del successo di tante squadre. Poi dovresti sostituire Elmas, Gianluca, tu potresti, Napoli secondo me avrebbe bisogno di una mezzala di qualità. Io faccio il nome di Samardžić, non so se sarà Samardžić, ma quel tipo di giocatore, magari che tu fai anche un acquisto in prospettiva considerando insomma il probabile addio di Piotr Zielinski, e così hai una mezzala di qualità, e come prima alternativa sugli esterni, visto che hai pagato 30 milioni, potresti utilizzare Lindstrom. Finora insomma come prima alternativa sugli esterni è stato utilizzato Elmas, sia con Garcia sia con Mazzarri. Potrebbe essere questa una strategia.
e adesso hai bisogno più che mai anche del difensore centrale, perché Nathan è fuori per questo problema alla spalla e non puoi andare avanti con tre centrali di cui nessuno onestamente in questo momento sta offrendo grandi garanzie, perché la verità è questa. Voglio una curiosità, perché ce lo chiedono anche, Osimhen che non giocherà col Monza, ci sarà il 6 gennaio con il Torino oppure va direttamente in Coppa d'Africa in questi giorni per il Capodanno e resta? No, Giovanni, non lo so ancora. Non credo che abbia dia ai giocatori la possibilità di partire per Capodanno, visto che si gioca il 7 gennaio. Magari puoi avere un giorno di riposo. Io penso a naso, però vedremo insomma più avanti, che facciano l'ultima di gennaio e poi vadano via. Quindi il 7 gennaio con il Torino e poi Osimhen. Vediamo insomma quali sono gli accordi, ma immagino insomma che sia questa la che sia questa la strada che proverà a percorrere il Napoli. Possiamo considerare quelle di venerdì con il Monza le prove generali per la Supercoppa italiana che si gioca tra il 18 e il 22 gennaio in Arabia Saudita, non si sa ancora precisamente dove. De Laurentiis continua a insistere di volerla giocare all'Olimpico di Roma, però insomma tra il 18 e il 22 di gennaio si gioca la Supercoppa italiana, le Final Four, Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli. Appunto, non ci saranno Osimhen e Anguissa, e quindi insomma spazio a Simeone o Raspadori certamente in quella fase, per cui venerdì Mazzarri potrà fare un po' di prove in fase offensiva. E io mi auguro che però per la Supercoppa arrivi qualche rinforzo, Gianluca, perché finora hai dato Elmas, stai dando Zanoli, mi auguro insomma che il Napoli a metà mese abbia il difensore centrale, magari uno dei due centrocampisti, cioè, mi auguro insomma che qualcosa sia arrivato, anche il terzino se va via Zanoli. Mi auguro, sì, però in generale mi auguro insomma in Supercoppa Mazzarri abbia qualche scelta in più. Beh, Pasquale, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni perché altrimenti non sarebbero pronti, sì, per giocare. Sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi vediamo, però il Napoli sta lavorando, no? Sta lavorando, che sì, il Napoli sta lavorando, io credo insomma che sul mediano fisico ci stiamo lavorando da tempo, quindi spero insomma che a breve, magari lavorandoci sotto traccia, avremo notizie della trattativa conclusa. Adesso insomma si è sorta insomma anche questa situazione di Elmas, anche quella, io non credo che il Napoli fosse completamente impreparato, perché Elmas voleva andare via dall'estate, in estate già ci fu l'offerta dell'Ipsia, se ti ricordi, 30 milioni di euro, adesso sono stati 25, quindi hai anche una cifra importante da poter investire sul mercato, perché quello che poi non hai fatto in estate, perché di fatto Kim non l'hai sostituito con un difensore di livello, poi il rendimento l'avremmo visto in campo, insomma nel calcio i giocatori si dividono per livelli e non hai preso un giocatore di livello. Il giocatore di livello lo puoi prendere anche secondo i tuoi parametri di ingaggio, secondo i tuoi parametri societari di scelta di mercato. Io penso che nessuno pensasse ad un Napoli diverso sul mercato come tipo di profili, però non hai preso dei giocatori di livello, secondo me neanche a centrocampo, perché se intervieni più o meno sugli stessi ruoli, cioè il difensore centrale, il mediano fisico, vuol dire insomma che non hai preso giocatori di livello in quei ruoli e quindi devi provare a rimediare adesso. Va bene, Pasquale, grazie per essere stato con noi, buon Santo Stefano anche a te e buon lavoro a Pasquale Tina, nostra inviata a Castel Volturno. Con Alfredo Maiorano voliamo in pubblicità tra poco, Enrico Fedele con noi, telefoni aperti allo 081 63 63 63, a tra poco. Marte. Insomma, è un Napoli che trascorre il Natale in Conference League da settima in classifica a 3 giorni da Napoli-Monza, il match del Maradona che si gioca venerdì 29 di dicembre alle 18:30 come ultimo di questa stagione. L'anno solare 2023, una prima fase meravigliosa, la vittoria dello scudetto, una seconda fase tra le più brutte dell'era De Laurentiis, con il Napoli settimo in classifica, con l'avvento di Garcia, senza gioco, con molte polemiche, con qualche discrasia anche nella gestione della condizione fisica, dei cambi da parte del vecchio allenatore, è arrivato Mazzarri che fa quel che può, ovviamente, e non sempre riesce a ottenere risultati importanti. Allora, buongiorno, Vincenzo da Roma. Il più grande sbaglio è stato riprendere Mazzarri, perché è stato cacciato da tutti negli ultimi anni. Era una scelta obbligata, non c'erano alternative e Mazzarri quantomeno è un medico di famiglia, è un amico anche di famiglia, chiamiamolo così, che può rimettere a posto le cose, può. Certo, ma ovviamente non ha la bacchetta magica, per cui
non gli si chiede di fare miracoli, questa è la verità. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp prima di andare a Enrico Fedele, di aprire i telefoni allo 081 636 3663. Messaggio vocale, eccolo qui. Ciao Gianluca, sono Salvatore. Salvatore, Salvatore, buongiorno. Non ti piacerebbe Bonucci in difesa, che ha personalità, ha mentalità vincente, e poi magari Mazzari col 3-5-2, Bonucci centrale, Rachmani e Juan Jesus, secondo me sarebbe perfetto. Così si cambia anche quel 4-3-3, che quel copia e incolla non si può più vedere, cioè non si può più fare. Quindi con Bonucci in difesa io credo che il Napoli migliorerebbe tantissimo. Bonucci in difesa, siete d'accordo? Lo vorreste vedere Bonucci nella difesa del Napoli? Il Napoli a gennaio cerca almeno 4 profili, cioè una mezzala che possa sostituire Elmas, che potrebbe essere Samardžić, per esempio un centrocampista che potrebbe essere alternativa a Anguissa, che andrà in Coppa d'Africa, centrocampista fisico e di interdizione, potrebbe essere Fofana, per esempio, che giocava nell'Udinese, lo ricorderete, o Soumaré. È un altro che piace al Napoli, e poi l'alternativa di Lorenzo con la partenza di Zanoli potrebbe essere Mazzocchi della Salernitana oppure Faraoni del Verona, e poi un centrale di difesa espressamente richiesto da Walter Mazzarri, che possa essere anche di esperienza e personalità e migliorare le dinamiche della fase difensiva del Napoli, che in questo momento hanno lasciato molto ma molto a desiderare. Sbaglio, meglio Cannavaro, scrive questo amico. Va bene, Guido Trombetti è con noi, tra le altre cose rettore in passato della Università Federico II, adesso scienziato, politologo ed editorialista del Il Mattino. Buon pomeriggio Trombetti, auguri professore. Grazie, auguri a tutti gli ascoltatori. Come è andato il Natale? Lasciatemi salutare Lello e Fernando Autore, che ci seguono sempre. Lello e Fernando Autore, li salutiamo anche noi. Come è andato il Natale, professore? Molto bene, in famiglia, secondo uno schema classico, ma d'altro canto sono festività che hanno un senso solo in famiglia, almeno per me. Sì, sì, no, anche per noi è così, e quindi siamo assolutamente d'accordo. Gliele ha fatti gli auguri De Laurentiis? E come no, ce li siamo scambiati. Era un po' deluso, un po' arrabbiato. Io credo che lui sia molto arrabbiato, perché poi, diciamo la verità, noi vogliamo fare questo gioco all'Agatha Christie, che c'è stato l'assassino, e tutti quanti arrivano con lui. Ha fatto alcuni errori, si è trovato anche in una situazione imprevedibile con l'abbandono dei due pezzi da 90 che io chiamo tradimento. Sì, lei da sempre. Gli è andata male con Garcia e ha preso Mazzarri. Diciamo la verità, qua il fatto nuovo è che Mazzarri sta andando molto peggio di Garcia. Il buon medico di famiglia ha portato la tisana, ha messo l'impacco, ha dato l'aspirina, ma il paziente non dà segni di guarigione. Allora, 8 partite, 5 sconfitte e 3 vittorie. E 3 vittorie. Le vittorie con Atalanta, Cagliari e con il Braga, le sconfitte in campionato con Inter, Juventus, Roma, e poi con il Real Madrid e con il Frosinone in Coppa Italia. È una situazione disarmante, perché guarda che a me mi è venuta, come ti devo dire, un ghiribizzo che può darsi mi attirerà molte critiche e anche qualche sfottò. Però io mi sono chiesto, ma vuol dire che Garcia aveva capito tutto? Cioè che il Napoli di Spalletti non c'era più e non si poteva più essere, e che bisognava cambiare necessariamente, e che bisognava cambiare, poi lui non ha avuto la capacità di cambiare con quell'atteggiamento minimalista fin dal primo giorno in questo posto eccetera, e con una preparazione atletica vergognosa gli ha un bel carico di responsabilità. Però che tutte le responsabilità siano sue, io ho l'impressione che questa è una squadra dove ormai nello spogliatoio si vede male. E c'è qualcuno che è scontento, più di qualcuno. Scrive questo amico, arrabbiato con se stesso De Laurentiis, probabilmente sì. Ma questo non lo so, insomma, lui è un lottatore, quindi non è che
sta lì a mettersi dietro dietro, lui si mette subito a pensare come aggiustare, solo la situazione è veramente complicata. Scusami Gianluca, ma io ti devo dire una cosa. Beh, tempo fa, una persona molto addentro alle cose della squadra mi disse una cosa che mi ha fatto impressione. Vedrai che Osimhen si fa squalificare se ne parte prima. Ora, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina. Lui mo se ne è andato, se ne parla, non so quando torna. No, beh, perché io prima sollevavo con Pasquale Tina in apertura di trasmissione, nostro inviato a Castelvolturno, sollevavo la problematica Osimhen, che ha avuto una giornata di squalifica e non ci sarà con il Monza. C'è la partita del 7 gennaio con il Torino, dopodiché che Osimhen regolarmente dovrebbe giocare, poi dal giorno dopo sarebbe libero di andare in Coppa d'Africa. Lei pensa, professore, che possa andare via prima e che non partecipi a quella partita? Io penso che lui si è fatto un'ingenuità che è difficile da digerire, devo dire la verità, proprio difficile da digerire. Ma vediamo se col Torino torna o non torna, ce lo diranno i fatti. Però questa è una squadra, ma secondo voi i compagni sono contenti che lui ha avuto il viaggio triplicato e che Socomada resta a 1,2 milioni? Un decimo di Osimhen è meno della metà di Demme, per esempio. E poi non mi sembra, come devo dire, stupefacente che un giocatore come Hermas, che l'anno scorso con Spalletti era sostanzialmente un titolare, anche se era il primo cambio, no? Era praticamente il titolare, se ne va, nessuno dice niente, secondo me è un peccato, però quando un giocatore se ne vuole andare bisogna accontentarlo, quindi bene ha fatto il Ma le sa queste cose il presidente, queste dinamiche legate agli ingaggi e alle differenze di ingaggi, il presidente le sa come le conosciamo noi, le conosce anche lui, no? Ma scusa Gianluca, ma da padre, no? Ma così intelligente, c'è bisogno che qualcuno gli va a dire queste cose. No, appunto. Avessi potuto dargli un consiglio nel merito, avrei detto per favore almeno la doppia se non triplica l'ingaggio di Kvara, perché Kvara sta male innanzitutto per i soldi, perché tu ti ricordi la battuta di Alberto Sordi quando la signora amante mi disse ma in fondo questi sono i soldi e sono sorti. Allora io dico, ma lui l'avverte anche una mortificazione, un giocatore che sta nel ranking internazionale a quel livello, trattato finanziariamente così, è vero che i contratti si rispettano, bla bla bla, tutto quello che volete voi, però l'eccezione fatta con Osimhen, che poi non si illude nessuno, Osimhen l'estate prossima va via 100%, siamo d'accordo. Senta professore, ma prima parlava di Agatha Christie, a lei piacciono i film, i thriller, insomma, chi è l'assassino allora? Ma io penso che non, che c'è una, quello che si dice, un concorso di colpi generali, perché la CIA aveva un curriculum comparabile con quello di Spalletti quando è stato assunto. Andatevi a leggere il curriculum, ma hanno vinto tutti e due uno scudetto fuori, eccetera, si sono classificati bene in Italia, quindi avevano un curriculum comparabile. Lui ha preso questo tecnico, forse mal consigliato, oppure senza consiglieri, perché si è andato lì a giungere e lui si è trovato spiazzato e ha sbagliato con Garcia. Dopodiché ogni errore se ne tira dietro un altro, quindi la colpa è sua, è di Spalletti che se n'è andato, è di Giuntoli che se n'è andato, ma noi non ci dobbiamo dimenticare i calciatori, perché qua gli attori che vanno in campo sono i calciatori. Contro la Roma io ho visto una squadra senza determinazione, e non mi venite a dire i romanisti picchiano, perché non avete picchiato pure voi? E non sa picchiare il Napoli, i giocatori di Napoli non sanno picchiare, professore. Allora cambiasse mestiere. Il calcio è un gioco di contatto dove
anche Bellingham sa picchiare, cioè non è che i fuori classe stanno lì e fanno la mammotte. Allora, Napoli non sa picchiare, la Roma ha organizzato addirittura gli ammonizioni. Guardi professore, lui ha messo Bove e Belotti e non Pellegrini e El Shaarawy proprio perché ha privilegiato, ha detto io con il Napoli che è più tecnico di me, Mourinho ha pensato questo, meglio mettere giocatori fisici e di grinta, di prestanza che è la tecnica, e l'ha vinta così. Vogliamo dire che è stata una cattiva idea? No. Dal suo punto di vista è stata un'ottima idea, però se i giocatori del Napoli non abbiano determinazione, perché allora il Napoli ha fatto in tutta la partita due team forti ma nemmeno pericolosi, ma io nessuno praticamente non me ne ricordo neanche uno, lo so che ce ne sono, dovremmo dire nessuno, però poi gli amanti del Stato sì, ma erano dei passaggi al portiere, certo. Allora tutto questo ci dice che la squadra manca di determinazione, quali sono i motivi profondi non li so. Ma Zaghi doveva riportare serenità, determinazione, crescita mentale, e dobbiamo dire che fino ad oggi ha fallito, perché non è che noi a Garcia gli perdoniamo niente, ma a Zaghi gli perdoniamo tutto. Ma Zaghi fino ad ora è un flop colossale. Speriamo che cambi la musica, ma cominciamo a vedere col Monza. Pare che il Napoli ci avrà in tutti 16-17 giocatori. Eh sì, ci sono un po' di defezioni. Fortunati e squalificati le catombe. Professore, facciamo così, ci auguriamo un buon Santo Stefano e ci godiamo la partita, poi magari ne parleremo la prossima settimana dopo Napoli-Monza. Ne parliamo e poi noi dobbiamo essere sempre dalla parte del Napoli. Questo assolutamente. Questo è poco ma sicuro. Auguri professor Trombetti. Grazie. Grazie al professor Guido Trombetti. Tra poco Enrico Fedele con i telefoni aperti allo 0816363663. Devo salutare anche la collega Italia Mele che è all'ascolto, e la salutiamo con affetto, facciamo gli auguri anche lei, un buon Santo Stefano cara Italia. A tra poco. Marte. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre sino alle 13, poi un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e Dario Sarnataro sino alle 14 nel giorno di Santo Stefano. Alfredo Maiorano è in regia, auguri a tutti coloro i quali si chiamano Stefano, Stefania e affini. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, sentiamolo. Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Buongiorno Luigi. Con l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale a te e tutta la redazione e a tutti i tifosi del Napoli. Gianluca, distinguiamo le cose, la situazione in due parti. Prima è chiaro che gli arbitraggi stanno operando contro il Napoli, in maniera scientifica. E mi sembra strano che il presidente non protesti e non si lamenti, soprattutto dopo la gestione scellerata dei cartellini, perché ricorda che Maggiopoli e Calciopoli la sostanza del crimine di quel Calciopoli era proprio la gestione dei cartellini. E poi qua abbiamo giocatori, stiamo giocando con calciatori già venduti, ma di cosa parliamo? Il presidente che si sta mettendo i soldi in tasac e non si lamenta nemmeno degli arbitraggi, un'umiliazione completa. Il direttore Enrico Fedele è con noi, buon pomeriggio direttore. Ciao caro, buongiorno a voi. Auguri di Buon Natale fatto, auguri grazie di Buon Santo Stefano. Lei come lo trascorre il Santo Stefano? Sempre a casa. Noi siamo tradizionalisti. No, anche noi siamo usciti solo per lavorare in radio questa mattina, ma poi torniamo a casa e tuffiamo nella tradizione. Bravi. Caro direttore, ha sentito questo amico? Dice abbiamo giocatori già venduti e poi gli arbitraggi. Devo dire che nelle ultime quattro partite ci sono stati un po' di episodi tra VAR e falli eccessivi che non mi hanno convinto. Devo essere sincero. Però insomma. Abbiamo un grande difetto pregio, che non riusciamo mai ad accodarci le responsabilità perché sono degli altri. Sempre. Allora, smettiamola l'arbitro una volta sì, una volta no, ma smettiamola con questi arbitri. In realtà i mali si sanno quali sono, ripeterli sarebbe una cosa eccessiva, mi senti, eccessiva e ripetitiva,
bisogna salvare questa stagione e speriamo che ci riusciamo. Direttore, c'è Salvatore al telefono, lo 0816363663, sentiamo cosa da dirci. Salvatore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gianluca, buone feste fatte a te e al direttore. Buon Santo Stefano. Allora, io sono convinto, sono d'accordo col direttore che per me gli arbitri sono solo alibi. Allora, questa squadra mi dà sempre più conferma che l'anno scorso c'è stato il cosiddetto allineamento dei pianeti, dove tutto ha funzionato. Questi giocatori sono sopravvalutati. L'anno scorso hanno reso il doppio del loro valore. Spalletti l'ha capito e se n'è scappato. Allora, la dimensione del Napoli, se vogliamo parlare chiaramente, è quella attuale, sesto, quinto, quarto, terzo posto. Cioè il Napoli non ha la mentalità vincente. L'anno scorso è stato un miracolo che abbiamo vinto lo scudetto. Si ripeterà tra un altro allineamento di Caneti tra 30 anni. È così, è la verità. Va bene, grazie Salvatore. Allineamento dei pianeti, insomma, sono sopravvalutati questi calciatori della rosa del Napoli, direttore? Moltissimo, la colpa è anche mia. Perché anche lei li ha sopravvalutati, dica la verità. No, due sicuramente. Due, i rimanenti non lo sai bene. Voi li avete sopravvalutati, no? Io ho sopravvalutato Clara come talento e Osimhen come furore. I rimanenti mi sono sempre sembrati, e Zielinski il quale giocatore c'è il tipo, vabbè. Però di questi giocatori quest'anno io sono contento di un solo giocatore ed è Politano. Il quale sta facendo un gran campionato, ma non sono noi abbiamo, scusate, noi abbiamo detto che Raccamani era meglio, non so di chi, che quella Lobotka era meglio di Modric, non mi ricordo. Sì, sì. Quasi abbiamo messo il cervello, è chiaro, e quindi ci siamo fatti ubriacare, però il concetto globale abbiamo capito, io l'ho detto. Sono passato per un accanito contro il Napoli, ma non è così. Oggi il Napoli, al di là degli errori fatti e della presunzione del nostro presidente nel Borgo Rosso, deve salvare la stagione di quello che ci interessa, non ci interessa altro. E per salvare la stagione è un'altra cosa. Chi deve pigliare il Napoli? La domanda è questa: quale giocatore può risolvere il problema? Se non questi giocatori, quantomeno mettetelo l'anima, io sono rimasto basito dal comportamento della Roma, una squadra scarsa, ma una squadra di furore, di cattiveria agonistica. Eh sì, l'ha fatta il così, Napoli, ma Mourinho l'ha fatta così. Il Napoli non ha fatto un fallo. Vero. Mario, Mario al telefono. Mario, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Sto in autostrada e sto tornando a Roma, purtroppo, quindi mi aspetteranno parecchi sfottò. Ah, ecco. Ascoltami, sabato una prestazione indegna, visto giocatori che camminavano senza fare nomi, anche chissà, già con la testa in Africa praticamente. Tu mo conosci benissimo il presidente, ma secondo te farà sta grande campagna acquisti a gennaio? Non l'ha mai fatta. No, l'ha fatta un anno in cui arrivarono 80 milioni di spesa circa, arrivarono Lobotka, Demme, Politano, Petagna e Rachmani. Qualcuno restò. Una volta solo in 18 anni, io non credo solo che faccia questi grandi acquisti. Poi, se i nomi sono quelli che sentiamo, Faraoni, cioè io Samardzic non credo proprio che l'Udinese lo lascia andare via a gennaio. Va bene, sentiamo però che ne pensa Fedele. Grazie, sì, Mario, buon ritorno a Roma. Gianluca. E buon Santo Stefano, direttore. Grazie, altrettanto. Ma io sono d'accordo che non ci sono giocatori che possono ribaltare una situazione. Neanche un difensore buono di grande centrale. Ma il nome quello dell'Ipsia. E che fa? Può darsi che viene, non ci trova ancora, perché devo compiere una straniera. Il Napoli ha bisogno di un giocatore esperto, non so, tipo Bonucci, tanto per fare un'idea. Ecco, è chiaro che per sei mesi ci mette l'anima, soprattutto guida questa squadra. Questa è una squadra senza giocatori di personalità. È chiaro o non è chiaro? Al di là corrono o non corrono la Coppa d'Africa, è una squadra senza cuore. E soprattutto presuntuosa, perché hanno vinto un campionato perché non aveva vinto i giocatori del Napoli, nessuno aveva vinto qualche cosa, e oggi per colpa nostra si sentono dei grandi giocatori, e non lo sono dei buoni giocatori che hanno approfittato di un momento. Ecco, allora io per esempio il Napoli cercava Lenormand del Real Sociedad,
che è agli ottavi di finale di Champions League come squadra. Io non so se la Real Sociedad adesso lo cederebbe, ma il Napoli non ha tirato fuori 40 milioni a giugno per prenderlo, ha voluto prendere, tirarne fuori 12-10 per Nathan. C'è Tapsoba, Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen, che pure costa 40 milioni. Mohamed Simakan dell'Ipsia, 40 milioni anche lui. C'è bisogno di un giocatore esperto. Esperto, cioè Bonucci. Bonucci, Sergio Ramos, Thiago Silva, questi giocatori che fanno giocare gli altri con la loro esperienza, è chiaro. Marco al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sempre Forza Napoli innanzitutto. E niente, io volevo rispondere al telespettatore di prima, ha detto che gli allineamenti dei pianeti dopo 30 anni, ma io non sono per niente d'accordo. Ma per un'annata che sta andando così storta a Napoli, cioè a me non mi sembra che sono passati 30 anni che abbiamo, a parte che Napoli ogni anno, meno male, siamo sempre in Europa da anni, da 14 anni Europa League, Champions League, più 14 anni, 9 Champions e 5 Europa League. Poi comunque ricordo che con Sarri per me già avevamo vinto lo scudetto, no, con Sarri. Quindi già con Sarri l'avevamo vinto. Perché il direttore dice di no, ovviamente, non l'ha vinto. No, per me il direttore può dire ognuno ha la sua opinione, ma certo, per me già avevamo vinto allora lo scudetto con Sarri. Quindi, eppure i giocatori pensano che ci sono stati allenatori buoni, hanno fatto giocare bene le squadre. Ecco, però Marco, sai che pensavo? Pensavo l'altro giorno, dicevo un amico, poi coinvolgo anche il direttore, riflettevo dopo la partita con la Roma su Kvaratskhelia e su qualche giocatore del passato. Per esempio, uno come Mertens incideva di più di Kvaratskhelia, era più continuo di Kvaratskhelia, uno come Dries Mertens. Sì, per esempio. Io penso che quest'anno sono sei mesi che non c'è. Sta sbagliando un pochettino Kvaratskhelia, presidente, perché un giocatore che prende ancora quello stipendio e si vede di sotto di parecchi calciatori che non stanno nemmeno giocando nel Napoli, penso che un pochettino a incidere la testa del calciatore. Grazie Marco, è chiarissimo. Allora, grazie. È inutile che direttore. È inutile che facciamo tante cose. Allora, che il Napoli sia da 14 anni sembra, ed è un merito, però questo non autorizza a fare tutto e di più. Mi senti? Non ci sono dubbi. La domanda è: ha fatto tutto il possibile il Napoli per difendere lo scudetto come società e come calciatori? Questa è la domanda. No, rispondo io, no. Allora, è inutile che andiamo a dire, vabbè, però noi, è giusto, il Napoli è stato sempre da terza, quarta, per tanto un anno io ho fatto seconda. Poi rimanendo, voi vi accontentate? Sì, fino all'anno scorso. L'anno scorso è stata una fata morgana, intendendo per chi forse non sa, io mi auguro che lo sappiano tutti, la fata morgana è che cosa? Una illusione. Cioè da lontano, quando ci sta il sole, vedete uno specchio come se fosse avanti. Però direttore, io lo conoscevo quando ero ragazzino qui a Radio Marte, proprio all'inizio, parliamo di 33 anni fa, una fata morgana che era tutt'altro che un'illusione. Tu sei un malizioso. Quella era tutt'altro che un'illusione. Ma io parlo di fenomeno naturale. Certo, è chiaro. Antonio al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, tanti auguri di buon Natale. Io credo che più che sopravvalutare alcuni giocatori, tra cui Kvara che sta in parabola discendente, non so perché, e Osimhen, io credo che si sia sottovalutato il lavoro che è stato svolto l'anno scorso sia da Mister Spalletti ma sia anche dallo staff tecnico. L'esempio lampante secondo me è la preparazione atletica. Noi vediamo giocatori che camminano in mezzo al campo, almeno oggi stanno iniziando a correre un po' di più, ma fino a ieri camminavano. Cioè queste, io credo che sia empiricamente dimostrabile, non credo ci voglia uno scienziato per dimostrarlo. Ma il peccato originale sta nel fatto che credo che il direttore possa essere d'accordo, almeno per una volta il direttore, la presunzione del signore del Romano, perché sottovalutando il lavoro svolto da Spalletti, prendendo un mezzo allenatore che ormai stava in depensionamento e prendendo una sottospecie di direttore sportivo ormai a mercato finito, voleva fare la prima donna e dire guarda io qua posso fare tutto io, ma non è così, perché abbiamo chiuso un mercato
doveva guadagnare è stato lui, perché ha guadagnato facendo il fatturato migliore di tutti i tempi in Serie A, se non sbaglio. Anche in Europa, perché ha avuto 80 milioni di utile. L'ha scritto Calcio e Finanza e non certo il Gazzettino. 80 milioni di utile. Prendendo tre giocatori che, per l'amor di Dio, io si voglio bene a Lindstrom, a Jussen, ma al momento non sono giocatori da Napoli, sono giocatori da media squadra in Serie A. E per l'amor di Dio, bisognava prendere un Bonucci in difesa. Bonucci andava preso, ma non per il giocatore, ma per l'esperienza. È quello che dice Fedele. Antonio, grazie, auguri, ciao. Buon Santo Stefano. Direttore, noi ci fermiamo per un minuto. Io le faccio una domanda, risponderà dopo la pubblicità. Il Napoli è settimo in classifica in Conference League, è questa la sua dimensione quest'anno? No. Cioè, merita questa posizione adesso? Sì o no? Dopo la pubblicità, Enrico Fedele, i telefoni aperti allo 081-63-6363. Marte. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Alfredo Maiorano in regia. C'è il direttore Fedele, direttore? È con noi? Sì, sono qua. Buon pomeriggio. Allora, c'è già Jenny al telefono, allo 081-6363-63 in diretta. Jenny, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, resta un attimo lì, Jenny, perché il direttore doveva rispondere alla domanda, al quesito postogli prima della pubblicità dal sottoscritto. E cioè, Napoli settima in classifica, è la sua dimensione di quest'anno? Merita questa posizione il Napoli oggi? No, assolutamente no. Su questo non c'è dubbio, ma credo che bisogna che i giocatori facciano una metafora. Mi piacciono le metafore, tu lo sai. Lo so. I giocatori debbono togliersi il frac, perché il frac non fa parte del loro, diciamo così, abbigliamento. Devono mettere l'armatura? Si devono mettere la tuta dei metalmeccanici. Quella blé, tutto un po' con un po' di grasso, sporca di grasso. Bravo. Va bene, Jenny al telefono, buon pomeriggio. La metafora è chiarissima, ovviamente. E con la Roma avrebbero vinto la partita se fossero stati in tuta da metalmeccanico. Non l'avrebbero perso. Ecco. Jenny, buongiorno. Buongiorno. Ecco, no, allora io volevo praticamente dire, cioè analizzare il problema del Napoli. Il problema del Napoli non è praticamente l'allenatore, la demotivazione dei giocatori, ma è piuttosto un problema societario, nel senso che la squadra a giugno andava fatto praticamente una nuova programmazione, innanzitutto con un direttore sportivo che non è mai arrivato, in più si dovevano praticamente chiudere i contratti, i rinnovi, e quindi puntare a nuovi giocatori, e un programma che non c'è mai stato con il Napoli da 18 anni a questa parte. Per quanto si diceva che l'anno scorso praticamente lo scudetto era uno scudetto programmabile, cioè programmato, e non come quello di Maradona, invece era proprio l'inverso. L'anno scorso c'è stato un caos, quello invece di Maradona era un ciclo che era stato programmato con un management tecnico a Lodi, Moggi, Marino, eccetera. Quindi, detto questo, il Napoli si doveva programmare, non l'ha fatto perché non è nell'intenzione della società. E quindi praticamente l'unico obiettivo della società è quello del marketing, di rafforzare il brand Napoli, non quello sportivo. Quindi il Napoli, la società tende praticamente ad avere uno stadio in concessione, qualche anno prima lo voleva praticamente in concessione, adesso invece dice gratis per averlo in concessione, per avere praticamente delle infrastrutture da venderlo insieme al Napoli, perché solo il brand praticamente, oltre a certe cifre, non avendo niente, non avendo centro sportivo eccetera, non può vendere in un certo modo bene. Quindi è tutto chiaro, quindi crescita del brand e non programmazione sportiva. Grazie, buon Santo Stefano anche a te. D'accordo, direttore Fedele? Che non ci sia una programmazione da parte del Napoli? Ma perché due anni fa, quando sono stati venduti tutti i giocatori, avremmo detto la stessa cosa. Sembrava una programmazione, però, vendere Mertens, Koulibaly, Insigne, eccetera, e rifondare sembrava ci fosse un'idea. Allora che cosa bisognava fare? Vendere Quagliarella e Osimhen? Non lo so, però evidentemente forse vedi, le allora, idee chiare... No. Ma nel calcio non esistono i sei mai pro. Allora ascoltatemi, il Napoli in questo momento soffre di tre cose. La prima, la megalomania del presidente convinto di fare tutto. Secondo, i giocatori che non hanno quelle cose, perché non c'è niente da fare, sono preso tutti. Quelle cose degli attributi, dice. Quelle cose, bravo, nessuno di loro.
adesso la preparazione atletica, sì, fino a un certo punto, però dopo un quarto d'ora, 20 minuti, il Napoli dovrebbe dire solo il Napoli. Ok? Ecco, questa è la verità. Maurizio al telefono, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti, auguri di auguri. Buon Natale. Santo auguri Stefano, buon Santo auguri. Stefano. Allora, io penso che, più che altro, spero che questa situazione, questa impasse possa durare il meno possibile. Io non darei tutta la colpa a De Laurentiis, secondo me non è vero che lui non voglia vincere, perché come diceva l'altro delle radioascoltatore, come fai a migliorare il brand se tu stai sempre in una palude e non continui a vincere? Il brand deve, per crescere, ha bisogno di altri tifosi, devi spendere e quant'altro. O, secondo me, gran parte dei giocatori attuali del Napoli, che molti di questi sono dei mezzi giocatori, in particolar modo quello che è andato via fortunatamente all'Ipsia da parte mia, non sono appagati, sono psicologicamente bloccati, perché Kvaratskhelia, che probabilmente si sentiva Cristiano Ronaldo, fa sempre la stessa cosa, cioè non ancora quell'intelligenza tattica di poter variare, cambiare. E poi un'altra cosa, non può confrontarsi con Osimhen, perché Osimhen sono 4-5 anni che sta a Napoli e 2 anni ha dimostrato di essere un vero bomber e di valere tutti quei soldi. Certo. Tu non puoi pretendere dopo 6 mesi, perché lui ha fatto 6 mesi, io non voglio criticarlo, ma lui ha fatto 6 mesi. 6 mesi buoni e 6 no, dai, questa è la realtà. 6 mesi no. Maurizio, è tutto chiaro, ti dobbiamo salutare perché siamo in tempi stretti. Grazie, non so se sei d'accordo, insomma, tra Osimhen e Kvaratskhelia c'è una differenza di incisività, diciamo così. Di apporto di alla, no, anche di apporto alla squadra, diciamo, ecco. Sì, incide molto di più Osimhen per carattere, soprattutto incide quando ha carattere, quando dà l'esempio. Se dobbiamo parlare del giocatore come qualità, e allora è un discorso. Se dobbiamo invece parlare del giocatore come esempio, è un altro discorso. Allora, questo amico scrive: io li vedo ancora più imballati, secondo me stanno rifacendo la preparazione, prima di un mese non li rivedremo brillanti, programmiamo la conference 2025 se ancora esisterà. Nel frattempo, caro direttore, sa che Bonucci è tornato in Italia, vorrebbe non tornare a Berlino, si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono possibilità di accasarsi in un club italiano. La Roma sembra in pole position, chissà se il Napoli, diciamo così, si fionderà su Bonucci, che ha l'intenzione di tornare, di stare qui, non vuole tornare a Berlino, ecco, questa è la realtà. Quindi l'idea si potrebbe anche concretizzare. Ho parlato di giocatori di una certa qualità, è chiaro? Che andiamo adesso a parlare di giocatori che vengono dal di fuori, mi sembra un poco un esperimento. Ma lei Bonucci lo vede bene nella difesa a 4 del Napoli, sì? Come no? Insieme a Rachmani, evidentemente. Ma può giocare a 4, può giocare a 3, può giocare a tutti i posti. Scusami. Certo, è forte di testa, è uno che va anche in zona gol, insomma. No, è uno che magari da un punto di vista. Ma ricordate il Burgic dei tempi di Benicio? Sì, sì, assolutamente. Ecco, quello lì. Ecco. Enrico al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio direttore. Faccio gli auguri, voglio essere rapido, conciso. Allora, per me il problema purtroppo è sempre il presidente, perché è un megalomane, non ha un minimo di rapporti umani, perché se fosse stata una persona un po' più, diciamo, un po' diversa, con Spalletti si poteva anche chiudere, però con Spalletti poteva avere farsi consigliare, ecco, per esempio, a chi dare, diciamo, seguito a questo ciclo. Purtroppo il presidente nei rapporti umani è zero e quindi si lascia con tutti in maniera, diciamo per modo di dire, proprio brutta, e quindi questa è la storia. Il presidente ha sbagliato tutto, pensa sempre di essere un dio sceso in terra e noi ne paghiamo con tutte queste. Comunque, forza Napoli. Grazie Enrico, grazie. Direttore, a naso, prima di salutarla, Osimhen squalificato per una giornata, non ci sarà col Monza venerdì al pari di Politano. Secondo lei Osimhen giocherà il 7 gennaio Torino-Napoli? E perché non dovrebbe giocare? Ma no, dico, non è che va via prima per la Coppa d'Africa? Ah, questo non lo so, penso di no, io non lo so. Purtroppo esistono dei termini temporali. No, perché Trombetti, poco fa, che lei conosce bene, dice che da tempo fa io sono scioccato da una cosa che mi ha detto uno molto vicino alla squadra, una cosa del genere. Avrebbe detto Osimhen, vedrai, si farà squalificare e se ne andrà prima in Africa. E quando si fa squalificare?
E si è fatto, cioè è stato squalificato per la... detto prima di questa partita? Sì, sì, molto prima, già due mesi fa. No, non ci credo. Non ci credo nella maniera più assoluta. Messaggio, ecco qua. È possibile affidare la stagione post scudetto ad un allenatore di passaggio? Perché non venitemi a dire che Garcia nei piani di De Laurentiis sarebbe stato e significato l'allenatore post scudetto al quale affidargli poi il progetto futuro. No, no, no. Salutiamo questo amico che non si firma. Buongiorno a Salvatore. Dopo allora, non è colpa del presidente né dell'allenatore né dei calciatori, ma nostra, la nostra, scrive questo amico. Allora, buongiorno Salvatore, dopo il 3-1 fatto dalla partenza di Kim, dove sono finiti tutti gli introiti ricevuti dall'UEFA e vendita di Lozano, con questi soldi si poteva fare uno squadrone. E beh, hanno speso 60 milioni per Lindstrom, Nathan e Kajust, caro guarda amico, che Lindstrom è un buon giocatore. Sì, sì, no, no, ma in valore assoluto sono tutti e tre buoni, ma non sono funzionali al momento. No, lascia perdere, il non giocatore sono... di qualità è Lindstrom. Anche Kajust. Caius, tu lo sai, l'ho scritto. Certo. Caius fra qualche anno può diventare un ottimo centrocampista. Su questo non c'è dubbio. Ma un giocatore di qualità, allora Caius sarebbero quegli operai specializzati i quali cercano, devono costruire la casa. Poi esiste chi l'abbellisce. E il giocatore che l'abbellisce è quello che ha il talento. Il giocatore di talento può essere, lo è Lindstrom, solamente che non è un tornante. Auguri direttore, buon Santo Stefano, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie ad Enrico Fedele, siamo in chiusura di Forza Napoli sempre, ma adesso un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. È pronto Dario Sarnataro insieme a voi, grazie ad Alfredo Maiorano per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito, auguri, ci sentiamo domani con Forza Napoli sempre dalle 12 alle 13 puntuali a mezzogiorno. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni.